Ciao a tutti ragazzi e bentornati su un nuovo video. Oggi andremo a vedere un video molto veloce, come aggiornare i CIOS per Wii o Virtual Wii. Allora, il passaggio è veramente semplice, basteranno scaricare appunto, i file, metterli dentro la nostra SD e poi andare con il programma di installazione. Ok? Prima di iniziare, come al solito, vi ricordiamo di seguirci sui nostri social, Discord, Telegram e Twitch, mi raccomando, seguiteci anche lì. Porteremo delle belle iniziative. Ok, ragazzi? Quindi adesso andiamo a vedere come fare e passiamo sul PC. Bene, ragazzi, come primo e unico passo, diciamo, abbiamo questa pagina, ok, che è la guida proprio per installare i nostri CIOS. Noi potremo tranquillamente fare il tasto destro e fare traduci e avremo tutto in italiano. Quindi basterà seguire appunto i passaggi. Semplicemente noi dobbiamo avere o su Virtual Wii o su Wii, ok, dobbiamo andare a scaricarci i CIOS. Basta che clicchiamo, ecco qua che ci ha scaricato il nostro file e semplicemente noi poi andremo a copiarlo, ok, dentro alla nostra root. Vi faccio vedere dopo. Ovviamente bisogna sempre avere la connessione a internet e senza connessione a internet si potrebbe fare, ma chi può è meglio che faccia la connessione a internet, almeno è sempre fatto. Comunque andiamo a vedere anche quella, vedete, vi apre il discorso della non senza la connessione oppure con una connessione. Allora, qui c'è anche scritto di installare i CIOS, il primo è, come vedete, gli ultimi scaricati ora in questo caso sono il V11. Avrete la versione 38 e il 248 e poi la 56, il 249, 57 e il 250, la base sempre è la solita, la 65.000, ok? E il 51 su 58 è base. Una volta che abbiamo installato i CIOS, noi abbiamo fatto. Se viene rosso anche durante l'installazione non c'è problema perché vuol dire che sta sovrascrivendo quelli che avete, ok ragazzi? Quindi niente di più facile. Ah, un'altra cosa, qua sotto, se il gioco non parte, viene scritto, eccolo qua, se il gioco non funziona, vi dice come fare su Wii Flow o con USB Loader GX, ok? Quindi seguite tranquillamente questa pagina e avrete anche quello che ho detto io, praticamente è questo. Quindi andiamo ad aprire il nostro file che abbiamo appena scaricato. Abbiamo il nostro file, ok, andiamo ad aprirci la nostra SD. Prendiamo la cartella apps e la installiamo direttamente dentro. Facciamo sostituisci file per chi ce l'ha, ma in questo caso voi non dovreste averle se l'avete aggiornato. E niente, cosa abbiamo messo? Abbiamo messo, vi faccio vedere, apps, ok, D2X CIOS Installer e abbiamo appunto qui dentro qui i nostri file. E per installarli andiamo a vedere come si fa sulla Wii. Ok, una volta che siamo entrati nel nostro menu Wii, noi dovremo andare su Homebrew Channel, faremo avvia, andremo ad aprire l'applicazione, dove è andato? Eccolo qua, D2X CIOS Installer, ok, che saranno appunto la cartella dei CIOS, faremo carica. Ok, farà il check. Ok, premiamo un tasto. Ok, allora, come detto, noi dobbiamo andare, vedete che sulla sinistra scorre la freccetta, ok, su Select. Andiamo appunto sulla prima voce. E con il tasto destro, sulla freccetta destra, andiamo a selezionarci appunto i V11. Abbiamo il V6 di default, il 5, noi andiamo su V11. La base possiamo mettere, ok, possiamo scegliere noi la 56, la 57, la 58. Noi possiamo fare 56, possiamo installare il 249, ok, sulla 57 il 250 e sul 58 la 251. Questo come da guida, ok? Per chi ha la versione Wii, se c'è un'altra voce sotto da selezionare, sarà 65535, ok? Quindi date A e aspettate che appunto i CIOS vengano installati.
Una volta estratti, premiamo B e torniamo indietro. Ricordo una cosa importante: per chi avesse modificato il file per giocare con il pad PS3 al posto di Nunchuck, dovete ovviamente rimodificare quel file. Bene ragazzi, abbiamo visto come installare ICOS, veramente è un file da scaricare, da rimettere dentro la nostra cartella e semplicemente andare a cancellare quelli vecchi. Mi raccomando, lo ricordo, per chi avesse modificato il file per andare a giocare con il nostro pad PS3 al posto di Nunchuck, in alcuni giochi dove è essenziale, tipo Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi per chi non ha il classic controller, oppure per il Epic Mickey oppure per Mario Galaxy, ok? Quel file là andrà ritoccato, diciamo, con i nuovi appunto i nuovi aggiornamenti, ok? Mi raccomando, seguiteci sui nostri social come al solito, su Discord, Telegram e Twitch. E niente, ragazzi, un saluto dai Gamer56K e da Piero.